MTV, io in casa ho un Piero Angela, cioè come potete Alberto vedere. Angela. Ah, Tira Alberto. di più. Ah, ok. Quando guardiamo la televisione, quello diventa un momento, non dico di litigio, però c'è lui che vuole guardarsi documentari su documentari. Io invece vorrei guardarmi, non so, serie TV, eccetera, e quindi arriviamo sempre un po' a un compromesso. E alla fine va a finire che io mi addormento e lui si guarda i suoi documentari. Ecco. MTV, hai davanti a te una super chef, e qui con me la sua sous chef. Qual è il mio piatto preferito? Il tuo piatto preferito sono gli spaghetti aglio, olio e Ah, peperoncino, quindi c'è sempre il solo che piccante. lo nomino mi viene l'acquolina in bocca. E lui mi aiuta in cucina solo quando faccio quel piatto, ma non è che mi aiuta, che dice, sai, sta lì. No, lui viene a controllare. No, ma guarda che l'aglio forse è un po' troppo. No, aggiungi un po' di peperoncino. Viene a rompere le scatole, giusto? E qual è il segreto dell'aglio, olio e Vai, peperoncino? dillo tu perché è il tuo piatto. Un'acciuga a persona, si mescola. E ciaone. MTV, adesso andiamo in uno dei miei posti preferiti, le segrete. E dentro ci sono un po' di passioni che mi caratterizzano, una in particolare. Ma penserei mica di entrare? Se no, che segrete sono, scusa. MTV, porto io. MTV, ecco quali sono i miei segreti. Questa è una cantina che amo particolarmente, e soprattutto questo amarone delle mie zone di Verona, della Valpolicella. E è tra le etichette più rinomate, e questa è un'annata DOC. Voglio farti vedere una piccola collezione che ho di profumi, quindi ogni tanto mi spruzzo un profumo qua e là. Anzi, devi sapere che una donna non può uscire di casa senza profumo, e se non usciamo ce lo mettiamo lo stesso, perché quando passiamo dobbiamo lasciare la nostra scia. Allora, MTV, voglio consigliare un profumo anche a te. Visto che ti amo e ti adoro, ti consiglio uno J'adore di Dior. Cosa ne pensi? Questo lo dedico proprio a te. Allora, MTV, io sono un patito di tavole, skate, snowboard o surf. Ecco la mia tavola che così cavalco le onde di cemento di Milano. Niente, adesso vieni con me a fare un giro? Andiamo? Andiamo.